sì, lo senti. Wow, cari amici del Dome, da tutti che ci vedete, ben ritrovati in questa nuova settimana del Weekly NBA. Stiamo finalmente entrando nel vivo della stagione NBA. È passato un mese abbondante e oggi un episodio importante del Weekly NBA, perché avremo il nostro primo ospite. Bene, sì, perché questa stagione, pian piano nel corso delle settimane, vorrei avere parecchi ospiti. Già un paio ve li immaginate, qualcuno spero possa essere inaspettato. Come sempre vi lasciamo mi piace, fatemi sapere la vostra nei commenti. L'altra volta siamo un po' bisticciati sulla questione Irving, non vi ho visto troppo d'accordo con me, e va benissimo che sia così. Quindi ci tengo ai vostri commenti, anche se non vi rispondo vi leggo tutti. Iscrivetevi al canale, solite cose, Twitch in descrizione. Questa sera dovremmo fare un bel rebuilding, anzi una rebuilding challenge, a dir la verità. Quindi se vi fa piacere, vi aspetto ore 21 come sempre tutte le sere. Sono qui col telefono, sono pronto per le news, ma prima dividiamo le solite nostre parti, perché abbiamo per la prima volta l'ospite, il motherfucking ospite al Weekly NBA. Poi torneremo a parlare un attimo di Dunkest, perché ogni mese dobbiamo fare un piccolo aggiornamento sulla questione Dunkest e campionato dei sub su Twitch che stiamo portando avanti, e chiudiamo come sempre con il quinto della settimana, il classicissimo. Prima di andare con i vari segmenti, però, voglio spendere due parole sui primi punti di gioco, diciamo così, durante proprio azione di gioco, i primi punti segnati in NBA da Nico Mannion, che purtroppo finché la G-League non inizierà non troverà ovviamente tempo, e speriamo che poi, grazie magari a un anno di G-League, dovrebbe cominciare a breve, se non ho capito male, ed è già stato certificato che verrà appunto mandato dai Santa Cruz Warriors, dovrebbero essere, per fare esperienza e giocare lì, e poi magari l'anno prossimo tornare e avere un ruolo un pelino più importante, almeno all'interno delle rotazioni. Però fa piacere che comunque ogni tanto giochi. Nel frattempo sono sicuro che solo stare nell'ambiente Warriors aiuta tanto per la crescita dei giocatori nuovi, lo stiamo vedendo con Wiseman. E questa purtroppo è stata anche la settimana, anzi io sto proprio registrando nell'anniversario della morte di Kobe Bryant, purtroppo. Sì, è passato appena un anno, ma allo stesso tempo già un anno. C'è questa sensazione qua che è abbastanza orribile. Ve ne sarete accorti in tanti che l'NBA più di tanto non ha puntato sulla memoria, sul minuto di silenzio, sul 24 secondi, 8 secondi, sulle cose, beh, bla bla bla, perché è stata proprio la famiglia, in particolare Vanessa, a chiedere all'NBA, in pratica, in maniera non so quanto ufficiale o ufficiosa, però è vera questa cosa, di evitare grossi tributi, diciamo così, per non riportare alla luce in pratica tutto quello che è successo un anno fa, perché immagino già così basti e sia sofferente abbastanza, non serve che anche tutti di nuovo, per quanto ovviamente sarebbe stato fatto in ottica solo che positiva. E quindi niente tributi o a parte qualcosina, niente di eccezionale per questo, non perché se ne sono dimenticati, ecco, perché magari qualcuno pensa anche così. Ma non perdiamo altro tempo, diamo il benvenuto al nostro primo ospite, che sarà incredibilmente... Allora, prima cosa, bella regà, un saluto a tutti quanti dalla Furious Bedroom. Allora, due domandine per voi. La prima, Spurs, Knicks o Cavs? Mine vaganti o fuochi di paglia? Allora, che dire, dovremmo fare dei discorsi diversi, nel senso che Knicks e Cavs, partendo dalle due squadre della Eastern Conference, sembra che stiano facendo la Madonna. In realtà sì, perché tutti ci si aspettava che facessero super 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 schifo, e in realtà sono andato a vedere, hanno entrambi un record negativo, mi sembra 8-9 nel momento in cui sto facendo questo video. Diciamo che a guardare la Easter Conference, in realtà si stanno giocando lì per l'ottavo, nono posto. Knicks li vedo sinceramente molto poco solidi, nel senso che stanno per adesso imbroccando una stagione incredibile di Julius Randle. Comunque è uno che cifra e le mette spessatamente, però secondo me è una fiamma che si spegnerà a breve, secondo me, quella dei Knicks. Quella dei Cavs invece potrebbe essere... cioè, Cavs potrebbero essere una squadra da ottavo posto. Perché? Perché hanno comunque Andre Drummond, che è un giocatore che, per quanto a me non piaccia, 15 rimbalzi di media partita li fa da più o meno 6-7 anni. Hanno Larry Nance, Jamal McGee, Kevin Love, insomma hanno una batteria di lunghi interessante, per i playoff ci sta. Il punto di domanda era sugli esterni, sulle guardie, ma Colin Sexton sembra che stia facendo la breakout season, stia giocando molto bene insieme a Garland e a Sadius Monk, è un giocatore che è sempre piaciuto già dai tempi di F.S. Pilsen, super giocatore che ho visto diversi video durante questa estate, che si è allenato come una bestia e sta rendendo. Spurs, diciamo che Mina Vagante
Lo è sempre, semplicemente per la cultura che hanno gli Spurs. Cioè, l'anno scorso è stato il primo anno che non hanno fatto i playoff. Non mi meraviglierei a rivederli i playoff magari da ottavi, visto che sto anno comunque è un anno ancora particolare, perché il Covid e cose, quindi tante squadre non riescono magari a trovare l'amalgama, perché perdono due giocatori, perde uno, un altro. E quindi i Spurs potrebbero essere quella squadra che, siccome loro insomma puntano sempre molto sul collettivo, possono fare molto bene. Sta giocando molto bene questo Keldon Johnson, che giocava al college con Tyler Herro, era molto più quotato di Tyler Herro, ma poi si è un po' perso. L'altra domanda è se Jaylen Brown è troppo poco considerato. Jaylen Brown troppo poco considerato, underrated, che ne pensi? Allora, Jaylen Brown a me sinceramente è sempre piaciuto un sacco. Sto andando c'ero al Fanta NBA e devo dire che sta facendo delle cifre mostruose. A me ha cominciato a gasare tanto. L'anno dei playoff di Boston, in cui non so se era l'anno in cui c'era Irving che è uscito per infortunio, la squadra è rimasta in mano ai giovani, ai giovinastri, quindi a Tatum, Brown appunto. E Brown è un giocatore che, cazzo, a me ha sempre veramente gasato tanto. Underrated sì, però secondo me non è di quelli tipo all-star assoluta da portare la squadra, però secondo, terzo violino nella squadra top lo prenderei sempre, anche perché oltre a fare un sacco di punti in poco tempo, l'altro giorno ha fatto il record, non mi ricordo quanti punti in 19 minuti se non sbaglio, è uno che va fortissimo a rimbalzo, cioè 5, 6, 7, 8 rimbalzi li prende sempre, che per un esterno insomma è una cosa strapositiva, quindi good. Bella, guys. Ebbene sì, ragazzi, era il Fury, il nostro primo ospite del Weekend NBA. Nelle prossime settimane ci saranno anche il Trevor e il Torti. Spoiler, vediamo in quale ordine, vediamo quando, come, perché. Comunque, tutte le domande a cui risponderanno i ragazzi saranno selezionate su Instagram il giorno prima, quindi lunedì, tendenzialmente prima della registrazione del Weekly NBA. Quindi andate lì, c'è il link in descrizione per fare le domande ai ragazzi, magari verrete scelti. E ora, come si diceva, seconda parte del Weekly NBA, Dunkest per Weekend NBA. Let's go! E torniamo a parlare di Dunkest. Allora, potrebbe essere quello che diventa un episodio, diciamo un ritrovo mensile, per fare un aggiornamento sulla situazione del nostro campionato Dunkest per i sub a premi che spero di comunicarvi con certezza molto a breve, forse in settimana. Io sono in una posizione vergognosa, ma in mia difesa devo dire non sto riuscendo veramente a seguire codesta lega, ma è fatta per voi, per giocare assieme. Vogliamo fare le congratulazioni per Andrea Tram, che ha vinto il Dunkest. No, scherzo, per gufargliela un po', però ha un solido vantaggio con i suoi 3500 punti. Dietro c'è una cacciara di gente che di settimana in settimana può cambiare praticamente tutto. Siamo qui piuttosto per parlare però di una settimana molto strana, in cui c'è un Capela che fa 120 punti da capitano, c'è un Doncic che l'altra sera ne ha fatti 132 da capitano, c'è un Brogdon anche che ne ha fatti tipo 80, c'è anche un Brogdon e un Sabonis incredibilmente in negativo la partita prima, tra l'altro. Poi quest'anno, tra l'altro, il Dunkest è difficile come un po' tutti i Fanta NBA in generale, perché porca troia, rinviano, spostano, non giocano, non fanno partire i giocatori per le trasferte, per la quarantena o queste cose qui, all'ultimo secondo, cioè veramente a luna di notte cominciano le partite e a mezzanotte viene fuori la notizia che Kawhi e Paul George non partono per la trasferta, come è successo per dire ieri per me e l'altro ieri credo per voi. Ok, quella partita lì è posposta e quindi i giocatori non giocano ma prendono il punteggio medio su Dunkest. Quindi tu hai messo uno rotto fuori perché tanto è fuori, dici vabbè tanto prende zero, invece no, Embiid prende il punteggio medio perché la partita non si gioca e viene posposta per protocollo Covid. È una roba veramente stressante quest'anno il Dunkest. E niente, in breve ci rivediamo il prossimo mese per vedere come si è aggiornata la classifica, se questo Big Face Coffee sarà ancora in testa o nelle zone di comunque a premio. Bocca al lupo a tutti quelli che sono qua e a tutti quelli dietro assieme a me, che magari faccio una sorta di rimonta, non si sa mai. E andiamo col quid della settimana, boys. E torniamo per concludere il Weekend NBA con il quid della settimana. Questa settimana non ci sono dubbi, veramente non ci sono dubbi, perché il quintetto è benché prestabilito. Abbiamo, a partire da Michael Brogdon, che ha sparato il suo career high 36 punti con tipo una semi tripla doppia unita a questo career high nella vittoria dell'Indiana Pacers contro gli Houston Rockets. Houston Rockets che hanno visto anche un DeMarcus Cousins da 28, 15 e 7 tipo in settimana, però diciamo lo usiamo come menzione d'onore per questo quintetto della settimana. Invece ci va Michael Brogdon, career high, quindi sapete di conseguenza quintetto della settimana.
e con un Sabonis che è sembrato acciaccato e uscito per una botta al ginocchio, non sembra niente di che, però così Indiana continua a barcamenarsi, a far vedere buone cose. Brogdon a me piace tanto. Non credo che Indiana potrà andare chissà dove in ottica playoff, però sono una squadra comunque ben organizzata e se in qualche maniera riescono ad incastrare un free agent, una roba, occhio, occhio. L'uomo che però ha fatto parlare più di sé in questa settimana assieme alla sua squadra è Colin Sexton e Cleveland Cavaliers, che infiggono una back-to-back sconfitta all'incredibile Big Three dei Brooklyn Nets, che ha fatto il suo esordio tra l'altro in questa settimana. Avevano già giocato la scorsa settimana Harden e KD, ne avevamo parlato, adesso si è unito anche Irving, e Sexton ci ha tenuto particolarmente a rovinare la festa, perché 45 punti, 5 rimbalzi e 5 assist, una vittoria al supplementare per i Cavs, e soprattutto Sexton tra primo e secondo supplementare ha fatto il panico, triple in faccia a Irving, step back, stoppate, schiacciate, penetrazioni ma di tutto, Sexton veramente sta facendo una super super stagione. E siamo al tipo quarto, non mi ricordo, quinto episodio del Week NBA e 3 volte 4 c'è stato un giocatore dei Cavs. Is this real life nel quiz della settimana? Io non lo so. Altro posto più che meritato all'interno del quiz della settimana, perché si è sparato due prestazioni davvero importanti, i 26 rimbalzi uniti a 20 e più punti di Clint Capela nella vittoria degli Atlanta Hawks, e poi la partita dopo la tripla doppia con le stoppate sempre di Clint Capela, back to back, così pim pum, e due vittorie in entrambe le partite per gli Hawks, che non stanno proprio viaggiando a grandissimi ritmi. Però secondo me forse con l'andare della stagione si rimettono un po' tutti gli infortuni, magari funziona meglio, che viene chiacchierato fin troppo poco per quello che può dare. Non ti fa sempre la tripla doppia con le stoppate, per l'amor di Dio, però per quello che dà viene sempre troppo poco chiacchierato, ecco, all'interno dell'NBA. Quarta posizione abbiamo il career high, e quindi ovviamente membro della quiz della settimana, di Bam Adebayo, che ci spara una partita da 41-9-5, ovviamente non contata nel dunk e sweep, perché contava quella da 8 punti e 6 rimbalzi della sera prima. Ma certo che ce l'ho io, ma ne che te lo dico a fa. In una sconfitta contro i Brooklyn Nets, che si vendicano dopo le sconfitte dei Cavs di qualche giorno prima, di cui abbiamo appena parlato. Miami che sta facendo tanta difficoltà quest'anno, è vero che Jimmy Butler e anche Bam non sta facendo queste robone, però comunque 41 punti sono sempre da piazzare. Vediamo sti Miami cosa combinano poi durante l'anno. Però prestazione singola, tanta roba quinto della settimana assolutamente. Il quinto posto potrebbe andare in bid, ho detto menzione d'onore per Cousins, lo voglio dare così, live souder a Quickley, la 25esima scelta se non ricordo mai di questo draft, giocatore dei Knicks, che in questa settimana ha fatto career high 32, se non sbaglio, i punti. E i Knicks che quest'anno stanno tirando fuori, ogni settimana ce n'è un diverso che fa una roba strana, ma robe allucinanti. Che siano giusto per i Knicks non credo, ne ha parlato anche il Furia prima, perché la squadra fa schifo, parliamoci chiaro, però è molto merito di Tom Thibodeau, che sta dando almeno un'idea a questa squadra, e stanno tirando fuori dei giovani interessanti, oltre all'esplosione di Randall ovviamente, e questo Quickley magari è un caso, ma se è un caso noi lo mettiamo lì. Non mettiamoli, dai. Diamoli i suoi 2 minuti di gloria in questo Week NBA, perché no? Se dovessi cambiarlo con un esterno, lo darei a Cole Anthony, l'onorificenza a guardia della settimana, diciamo così, perché ha messo un game winner con i suoi Orlando Magic contro i Timberwolves, se non ricordo male, vincendo la partita, e questa sera ha sparato un bel trentello, e tutto sommato per un rookie che bene o male non è che venisse molto cagato da nessuno, devo dire la verità, sta facendo una stagione da rookie davvero, davvero, davvero importante. Aiutata dai tanti infortuni degli Orlando Magic che gli stanno cuocendo il doppio spazio, questo è certo, però wow, sorpreso, non me l'aspettavo, quindi casomai possiamo sostituire così se il meme di Quickley non vi va bene. Fatemi sapere il vostro quiz della settimana come sempre nei commenti, fatemi sapere la vostra su tutto, iscrivetevi al canale, vi ho già detto mi piace, bla bla bla, ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video. Belli boys!